Ciao uomini nudi e bentornati su Lucius, il bambino che ha bisogno di una plastica facciale. Ma nessuno gliela fa perché fa paura, quindi è una cosa un po'... è un casino, eh. E siamo al capitolo 9. Chissà quanti altri ce ne saranno di capitoli, penso che siamo verso la fine, non penso ce ne siano molti altri. Ecco qua il nostro bambino orrendo! Ok, basta dai, non posso rompergli le balle tutto il tempo, vediamo. Quando io vinco non è carta che tu scegli, quando perdi sono forbici che presenti. Allora, quando vinco... devo capirla sta cosa. Quando vinco non è carta che tu scegli, quindi... quando io vinco non hai scelto la carta. Quindi se io ho le forbici e tu hai la carta, io vinco. Ma se io ho il sasso e tu la carta, io perdo. Quindi un sasso? Quando perdi sono forbici... sì, allora sì. Cos'è sto rumore? Boh. Quale porta aperte? Ma sì, tanto. Che bello, una casa dove non c'è la nebbia e le schifezze ogni tanto. Oh, che bello. Che musica, raga. Mamma mia, ma mettetemi un po' di qualcosa di allegro ogni tanto. Mappa. Ah no, aspetta, la mappa sì. Devo uscire di qua. No, di qua. Sì. Oh, vabbè, il crocefisso non sto adesso. Dove devo andare? Ah, io di qua non ci sono mai stato. Oh cazzo, ah, che paura. Vaffanculo. Ah, ho già capito. Devo uccidere il tagliaerba. Ah no, è lui. Ok. Beh, farlo uccidere col tagliaerba non sarà facile. Sta lontano, cos'è? Mi tagli le unghie dei piedi, ma non dire cazzate. Toh. Sì, ma la stai tagliando l'erba o no? La taglia? In realtà no. Sei un paraculo, non tagli niente, fai finta di lavorare. Prendi soldi a sbaffo. E io ti entro qua e ti do fuoco a tutto. Do fuoco a tutto. Un compressore d'aria. Una chiave inglese. Che capanno di merda oltretutto, eh. E che dovrei fare adesso? Ah, ho capito. No, ho capito, ho capito. Allora, il sasso e te lo lancio in testa. Eh no, ci ho provato. Antonio! Antonio è il giardiniere. Antonio sta usando il prato. Magari potrei rompergli l'apparecchio. L'apparecchio, in pratica dei denti, glielo tira sui denti. Vorrei sapere perché ha sembra... vorrei sapere perché ha sembra sempre l'aria di chi è appena tornato dalla discoteca. Però c'è un problema, vorrei sapere perché ha sempre l'aria. Ha sembra sempre. Vabbè, non importa, vabbè, l'hanno tradotto un po' col culo, ma ci sta. E come glielo rompo il tosaerba? Oh, che fai? No. Ok. Sono un bambino brutto e stronzo oltretutto. Già sarebbe bello che si rompe la lama e gli finisce in testa Lucius e muore. Vai a fare il brutto da un'altra parte. Oh. Non succede niente. Maledetto. Ma perché non prendi il sasso? Dai, sasso. Figlio di questa pietra, credo di poter sistemarlo. Allora, sembra che cerchi di far ripartire il tagliaerba. Potrebbe essere una buona occasione. Sì, assolutamente. Allora mettiamo la tele cinesi. Oh yeah, sì. Dai. Ma, santo Dio, che è successo? No. Non è stato sufficiente. È riuscito a liberarsi dalla lama. L'ho notato anch'io. Cazzo. Allora aspetta, proviamo così.
No, cosa fai? Vieni da me. Oh, che fa? Anto, fa caldo. Aia, 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 questa la vedo splatter. Per me è splatter. Vabbè, adesso non esageriamo, non è che... Vabbè. Che esagerazione. Fa anche il fumo rosso, vedete? Si è grippato. Mi ha dato il mondo adesso. Q. Ah no, adesso arriva. Erano settimane che non chiudevo occhio. Quando finalmente riuscivo a conciliare il sonno, quella casa e i suoi loschi abitanti venivano a visitarmi nei miei incubi. Disperato e stordito, mi recai in chiesa. Non so bene cosa mi condusse lì. Forse il male che si accaniva su quella famiglia mi tormentava. E poi successe di nuovo. A quel punto non potevo sorprendermi. Ero rassegnato ad affrontare una nuova morte ogni mese fino alla risoluzione del caso. Ma la periodicità di quei crimini portava con sé un'altra maledizione. L'assillante, quotidiana presenza dei giornali. Il senatore assorto nella sua campagna elettorale stava rischiando letteralmente di perdere il senno. Combattuto tra il senso del dovere e la sua famiglia. Suo padre, un potente impresario dal dubbio passato, era scomparso senza lasciare tracce. Si mormorava che avesse qualcosa a che vedere con tutti quei crimini. Che sta succedendo, papà? Un debito in sospeso? Una vendetta? Fammi capire bene. Non intendi fare nulla a riguardo. Smettila con queste stronzate, Charles. Dici cose senza senso. Credi davvero che io non sappia, papà, da dove viene la nostra fortuna? Non sai un cazzo. E non chiedere. Cazzo? Ho fatto tanti sacrifici per voi. Se è vero che ci vuoi bene, perché non eri al funerale di Tom? Tuo fratello era un bastardo miserabile. Un alcolizzato perdente. Com'è possibile che tu dica cose del genere del tuo stesso figlio? Stammi bene a sentire. Mi devi la vita e anche quell'inutile carriera politica. Non osare contraddirmi. Ci sono cose che non potresti mai capire. Già da molto tempo ormai ho rinunciato alla mia carriera politica. Ma alla mia famiglia no. Non rinuncio, papà. Mi hai sentito bene? Tu stai perdendo la testa, Charles. Se ami così tanto la tua famiglia, allora ti conviene darti una calmata. Lascia che la polizia faccia il suo lavoro, Charles. Se c'è un colpevole, lo scopriranno. È solo questione di tempo, credimi. No, non vogliamo niente, grazie, abbiamo tutto. No, sono ateo. Buonasera, signorina. Sono padre Legel della parrocchia di Winterhill. E questo è padre di Cosimo. Non vorrei proprio disturbarla, ma alle nostre orecchie è giunta la voce dei terribili avvenimenti di questi ultimi mesi. Potremmo parlare con il padrone di casa. Casa! Fuori dalla mia casa! Andati, parassiti. Andate a fare sermoni ai vostri fedeli parrocchiani. Qui non ne vogliamo sapere nulla. Forza, largo, largo! E non fatevi più vedere da queste parti, bastardi! Devo sempre ficcare il naso. E nessuno li ha chiamati dannati ipocriti! Diranno, minchia che bambino brutto. Anche loro, eh. Ma sta diventando beautiful. E vabbè, oh, tu entri in casa mia e pensi che adesso qualcuno ti acchiappa, eh. Il diavolazzo. Questo non si fa proprio di cazzi su, eh. Non lo sa che poi uno campa un bel po' di anni. E tu chi sei? Cosa ci fai qui? Mi scusi, mi ha spaventato. Sono Wayne Preston dell'Herald. Volevo parlare con lei degli omicidi. La pagherò per l'esclusiva sulle informazioni. Sai con chi stai parlando? Certo, signor Wagner. Scusi l'intromissione. Le giuro che ho suonato alla porta. Pensavo che non mi avesse sentito non nessuno. Sa che potrei spararle con totale impunità? Un momento, no.
Minchia, il nonno sta diventando cazzuto, eh. Mi sa che incomincio a vederci chiaro. E vai, arriva anche il papi. Uè, ciccio! T'ho ammazzato un'altra persona! Ah, Lucius, che macabre offerte mi hai fatto. Vabbè. Ma non possiamo fermarci ora. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. C'è già chi nutre un certo sospetto, Lucius. Lucius. Agisci con la massima cautela. Lucius. Vabbè. È giunta l'ora di insegnarti l'abilità più potente. Oh. Forse un giorno ne avrai bisogno per proteggerti. Ti piace giocare col fuoco, Lucius? Assolutamente sì, sono un piromane nato. Tuo padre dice di non giocare con i fiammiferi, ma tu sei un figlio dell'inferno. Sei nato per dominare le fiamme. Oh, ok, l'ho attivato, cosa devo fare? Si mette anche in posizione. Hop, 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 hop. Guardate il balletto di Lucius, eh. Per cominciare ad accumulare potere, tieni premuto il pulsante tasto sinistro. Ok, fatto. Cosa fa? L'onda energetica. Lo lancio su di te. Il fuoco mi incanta sempre. Si vedono comunque le corna, continua a fartele. Io non te lo volevo dire, ma... Ancora vivo sei. È bruciato. Ora ascoltami, Lucius. Potrai ricorrere a questa abilità solo in certe occasioni. Ogni volta che farai un sacrificio per me, potrai usarla, ma solo per un breve periodo di tempo. Fin quando il potere si consumerà. Non dimenticarlo. Va bene. In pratica non lo uso mai, via, ho già capito. 1 aprile 1973. Il tradimento al cinema. Altro video. Ma dorme così Lucius, ok. Allora, Lucius, mi devi toccare l'uccello. È giunto il momento. So che hai trovato la sala dei rituali. Non mi sorprende. Vestiti e raggiungimi nel sotterraneo. Sii molto cauto, figliolo. Qualcuno è ancora sveglio, non farti vedere. Vabbè. Ragazzi, penso che anche questa puntata possa finire inesorabilmente qua. Ci hanno riempito di video e io ho parlato veramente poco, però vabbè, non fa niente, giustamente è un gioco che va portato avanti e il capitolo 9 è andato così. Se comunque vi è piaciuto, un pollice su e un commento qua sotto. E alla prossima. Ciao belli! Lucius, anche al buio sei brutto. Mamma mia. Meglio tenerti lontano.